1500 professionisti per il convegno nazionale dei commercialisti che si svolge il 15 e 16 ottobre nella splendida location dell'Auditorium Scavolini a Pesaro. Il convegno Commercialisti Next Generazioni di Professionisti verso Nuovi Scenari è caratterizzato da 4 panel tematici. Sentiamo di più nelle prossime interviste. Partiamo dal significato di questo convegno, 2 giorni, oltre 1500 professionisti, è sicuramente una grande opportunità di confronto. È un convegno sui generis, lo dico in apertura, del resto anche il layout che abbiamo scelto per l'evento lo dimostra, un ring al centro di una platea, all'interno di un auditorium, un palazzetto dello sport. Volutamente c'è questo cambiamento di paradigma anche a livello comunicativo. Parleremo non solo di giovani, come è stato fatto sempre in passato, ma parleremo con i giovani. Io da sempre ho professato la necessità di impostare l'azione politica del Consiglio nazionale su 3 parole chiave: dialogo, ascolto e concretezza. Credo che oggi avremo modo, chiaramente seguendo i lavori di questo convegno, di riscontrare quanto queste 3 parole chiave siano diventate realtà. Come dico sempre, i fatti sono le migliori parole. Ecco, 2 giornate ricche di impegni, quali saranno i temi che verranno affrontati? Partiremo da un dialogo per l'appunto con i giovani colleghi, con gli under 40, per passare poi a discutere sugli aspetti che sono propri della nostra professione, quindi intelligenza artificiale, innovazione, crisi d'impresa. Studieremo anche gli aspetti legati alla profonda trasformazione in atto nel Consiglio nazionale, quindi specializzazioni. Parleremo di economia della cultura, non dimentichiamoci che siamo a Pesaro, la capitale della cultura, ma affronteremo anche da ultimo una tavola rotonda sui generis. Anche quella. Domanda la faccio io a lei: cosa ci fa un campione del mondo di calcio, un personaggio dello spettacolo, il presidente del Consiglio nazionale e 2 imprenditori di successo intorno nella stessa tavola rotonda? Lo scoprirete solo seguendoci. Senta, Pesaro come capitale della cultura diventa anche centro dei commercialisti per 2 giorni, un evento importante. È un evento importante per il territorio, un evento importante per la regione, lasciatemi dire, una regione che mi ha già visto presente più volte e ci torno sempre con grandissimo piacere, perché le Marche sono veramente una terra splendida, un buon connubio tra quella che è ancora la qualità e la dimensione della vita a livello, come dire, di rapporti interpersonali, ma nel contempo una regione molto dinamica sul piano economico e industriale, quindi una regione che sicuramente merita di essere attenzionata, di essere, come dire, ascoltata, di essere considerata, e per questo noi siamo qui oggi. Si parla anche di futuro, quindi per i commercialisti quale sarà il futuro? Beh, è una domanda che non ha tempo per poter, diciamo, sufficiente tempo per una risposta secca. Il futuro dei commercialisti posso solo dirvi che è un futuro sicuramente roseo. Io leggo in positivo i trend evolutivi della nostra professione. La cosa che mi fa molto piacere è che i giovani, i nostri giovani, abbiano colto perfettamente la visione del Consiglio nazionale e siano in perfetta sintonia con quella che è la strategia che abbiamo posto in essere in questi primi 2 anni di Consiglio. Ma si parla anche di intelligenza artificiale, la vostra professione com'è cambiata nel corso di questi anni? La professione è cambiata tanto, non tanto e non già per l'intelligenza artificiale, ma proprio per un'evoluzione normativa che abbiamo guidato in questi 2 anni, non abbiamo subito. L'intelligenza artificiale io non la considero una minaccia, assolutamente, anzi per me l'intelligenza artificiale rappresenta sicuramente una enorme opportunità, se ben gestita, se ben guidata e se ben inserita all'interno del contesto professionale che contraddistingue l'attività di noi commercialisti. Siamo a Pesaro, una struttura fantastica, questo è sicuramente un onore per l'Ordine dei Commercialisti di Pesaro Urbino. Sicuramente, abbiamo fortemente voluto questo evento e siamo forse il primo evento nazionale di una rilevanza così importante che si fa in questa struttura, e di questo siamo particolarmente orgogliosi. La struttura è bella, i colleghi che saranno presenti saranno oltre 1500 e quindi ci sono tutti gli ingredienti per avere, diciamo, 2 giornate di successo. Ecco, 4 panel tematici, possiamo scendere nel dettaglio quali saranno le tematiche trattate? Le tematiche trattate riguardano un primo, che è quello che riguarda il rapporto con le nuove generazioni, che è un po' anche nel titolo dell'evento, nuove generazioni che noi vogliamo coinvolgere, che devono essere parte attiva nel processo di trasformazione in atto dell'economia e del
nostro paese e quindi vogliamo che facciano parte del processo di trasformazione. Poi ci sarà la sostenibilità, che è un tema che riguarda non solo la nostra professione ma l'intera società, sostenibilità declinata non solo però nel rispetto dell'ambiente, ma sostenibilità economica delle imprese, sostenibilità economica delle istituzioni. E poi ci sarà un panel tematico che riguarda l'etica della professione. L'etica della professione è un pilastro della nostra professione, perché noi non siamo solo dei consulenti tecnici ad alta specializzazione su altre questioni, spesso e volentieri veniamo chiamati anche come garanti della legalità, della trasparenza, e quindi dobbiamo accompagnare le imprese, gli enti pubblici, le istituzioni a comportamenti etici e più diciamo aderenti al rispetto delle regole. Si parla di futuro, quali sono i vostri prossimi obiettivi? I nostri prossimi obiettivi oggi e domani verrà illustrato un progetto che ha il Consiglio Nazionale, che si chiama Giovani Talenti, che è quello di attirare giovani professionisti, giovani laureati all'interno della nostra professione, con dei percorsi già delineati, con dei master offerti gratuitamente ai giovani, quindi dandogli la possibilità di entrare all'interno della professione e anche dei percorsi all'interno degli studi professionali già delineati di crescita, così da soddisfare le ambizioni di crescita professionale dei giovani colleghi. Quella del commercialista è una figura cardine per quanto riguarda l'economia. Qual è la situazione nel nostro territorio? Nel nostro territorio siamo 673 iscritti e copriamo chiaramente tutta la provincia. È una situazione piuttosto buona, perché il nostro territorio è un territorio a vocazione imprenditoriale, altamente imprenditoriale, ma anche se adesso si sta sviluppando anche dal punto di vista turistico, e in questo sempre di più, anche grazie a Pesaro Capitale della Cultura, e anche su questo noi commercialisti affiancheremo i nostri clienti per farli crescere anche da questo punto di vista. È stato organizzato con il patrocinio di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024. A questo proposito il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, ha parlato di un evento importante, un'occasione importante per la città di Pesaro. Devo dire una giornata veramente molto importante, avere nella nostra città, a Pesaro, in questo nuovo spazio appena recuperato, sistemato pochi mesi fa, è sicuramente un motivo di orgoglio. Ci sono migliaia di commercialisti che vengono da tutta Italia, è un'occasione anche per far conoscere Pesaro Capitale Italiana della Cultura, ma oggi ovviamente si parlerà della cultura legata al mondo economico e anche a quello che sarà la professione nei prossimi anni. E come quest'anno, avendo avuto con questo riconoscimento, per noi sta diventando veramente una grande occasione, una grande opportunità per ospitare in città tantissimi convegni, di convegni che possono essere oggi commercialisti o di altri tanti ordini o altre attività, che appunto ci consentono di stare a livello nazionale, di farci conoscere e di far vedere tutte quelle che sono le bellezze che possiamo mettere a disposizione. Finalmente anche un grande evento all'Auditorium Scavolini, quello di oggi. All'Auditorio Scavolini devo dire che già ci sono stati un paio di grandi eventi, abbiamo fatto l'evento legato alla Guardia di Finanza, abbiamo fatto una serie di concerti. Oggi questo spazio è pronto per accogliere sia le convention sia per ospitare concerti o anche qualsiasi tipo di spettacolo. Adesso abbiamo chiesto in qualche modo ad Aspes, daremo ad Aspes l'incarico di trovare i soggetti che vogliono venire a organizzare eventi all'interno di questo spazio. Abbiamo detto che per il 2025 era un anno, come dire, sabbatico, un anno per capire quelle che sono le reali potenzialità di questo spazio, però ritengo che, vista la posizione, vista la quantità di alberghi che abbiamo in zona, visto un parcheggio che abbiamo qui di fianco, ci possono essere tutte le condizioni per riuscire a organizzare eventi molto importanti in questo spazio, ma soprattutto in questa città. Lei, sindaco, è molto attento in generale alla gestione economica delle cose di cui tratta. Qual è la sua idea su questa professione dei commercialisti?
Beh, devo dire che è una professione importante. Io sono sindaco da qualche mese e devo dire che mi stanno chiamando ragioniere o commercialista, nel senso che sto cercando veramente di ridurre quelli che sono gli affitti che l'amministrazione comunale paga. Sono purtroppo centinaia di milioni di euro. Ovviamente per uscire dagli affitti dobbiamo fare investimenti, cioè investimenti per recuperare degli spazi. Sto cercando, anche questa mattina ho fatto un sopralluogo in questa direzione, perché dobbiamo per forza abbassare quelli che sono gli affitti che paghiamo per riuscire ad avere più soldi per dare più servizi ai cittadini. Qualche mese dal convegno regionale di Ancona, oggi il convegno nazionale a Pesaro, è la dimostrazione di come la professione dei commercialisti abbia individuato nelle Marche una centralità importante. È una centralità importante, è una professione importante, in questo momento sempre più vicini ai cittadini, alle piccole e medie imprese, perché ricordo che in un momento come questo che stiamo vivendo le piccole e medie imprese stanno soffrendo e quindi per poter partecipare ai bandi hanno bisogno della figura del commercialista. Quindi questo convegno servirà anche per questo, la centralità poi ci voleva a Pesaro, città della cultura. Un professionista sempre attento a quelle che sono le esigenze anche del cittadino. Sempre attento, perché oggi tutti abbiamo bisogno sempre di più del nostro commercialista, dalla piccola denuncia dei redditi in aprile al commercialista per le grandi imprese. L'abbigliamento dello snowboarder è così, pantaloni di cellophane col cavallo all'altezza delle ginocchia, molto simile ai sacchi condominiali per la raccolta differenziata. Servono a contenere gli intestini dopo la decima cunetta presa a tutta velocità. Poi c'è una cosa che mi eccita particolarmente negli snowboarder, che gli snowboarder sotto i loro vestiti firmati anche a meno 20, meno 30, sotto sono completamente nudi, perché come dicono loro è più maschio. E poi cos'è adesso questa mania, no? Adesso c'è questa usanza, questa moda della pace. Cos'è questa cosa della pace, la pace, questa usanza della pace, la pace? Cos'è questa cosa? Dove sei la pace? Sei un tuo culo la pace? Io amo un po' lo scontro e soprattutto non amo i pacifisti nella persona del mio oppositore politico De Santis. De Santis, Caino, Bastasio. De Santis, io non discuto se non ti profumo. Io non ti piscio che ti lavo, io non ti caco che ti incipri. Signori, questo l'ha detto un onorevole. Siamo giunti al termine di questo speciale dedicato al convegno nazionale dei commercialisti. Vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Fano TV.